Buonasera, nuova puntata di A Tutto Campo, a metà tra la vittoria dell'Arezzo a Piacenza, una vittoria molto pesante, in chiave anche posizione playoff, consolidato al momento il terzo posto e poi una vittoria contro una squadra tra le più in forma del campionato, sette vittorie di fila e la striscia si interrompe proprio con l'Arezzo. Ma siamo già alla vigilia dell'infrasettimanale, domani arriva un Pontedera che è un'altra squadra in un buon momento, vedremo che arriva da una serie di gare utili, ne parleremo, avremo anche in collegamento una vecchia conoscenza dell'Arezzo, Ermanno Pieroni, che tra poco sarà in collegamento con noi. Qui abbiamo però un grande ritorno a proposito di conoscenze non vecchie, ma abbiamo Martino Gianni. Buonasera Buonasera, Martino, buonasera a voi. grazie di essere qui con noi perché proprio 10 anni fa iniziavamo questo nuovo ciclo di A Tutto Campo che si rinnovò proprio nel 2007. Con Martino abbiamo fatto una serie di stagioni insieme anche a Pietro Fontana, ovviamente, che salutiamo. Ritroviamo Andrea Lanzi, ma non parliamo di giostra, state tranquilli. Grazie Andrea, bentornato. Ritroviamo con Grazie, piacere il buonasera. nostro Matteo Marzotti. Buonasera, Buonasera. Matteo. Allora, cominciamo proprio da Matteo, quest'Arezzo che un po' ci ha sorpreso questa volta in positivo, no? Perché è vero che è arrivata questa vittoria con la Pistoiese, ma insomma, a Piacenza ci si attendeva magari qualche sofferenza in più, invece l'Arezzo ha trovato veramente il grande pomeriggio. Sì, anche perché tutto sommato con la Pistoiese l'Arezzo, a parte il gol trovato nel primo quarto d'ora, sempre con il solito Moscardelli, poi nella ripresa non aveva mai messo mai fuori il naso dalla propria metà campo, insomma, si era difesa con la Pistoiese che quando manca Colombini non segna mai e anche questo è stato un dato di fatto che si è visto lunedì scorso al Comunale. L'Arezzo che ha vinto a Piacenza è un Arezzo che in parte ha anche convinto perché non era sicuramente un campo adatto per giocare a calcio, però ha fatto vedere buone trame di gioco con un modulo che è stato impostato praticamente in queste ultime uscite che ha fatto vedere alcune buone cose. Alcuni giocatori sono espressi su livelli che fino a poco tempo fa non erano stati così buoni, vedi Ferrario. C'è sicuramente ancora qualcosa da rivedere, vedi ad esempio Arcidiacono che sicuramente non è stato tra i giocatori più pimpanti, insomma, anche a Piacenza. Resta il fatto comunque che è una prestazione importante per i risultati che sono venuti fuori dalle altre partite, 3 punti che ti permettono di guardare tutte le altre dall'alto verso il basso. Poi la matematica non condanna nessuno, uno può sognare in grande, però sicuramente intanto l'obiettivo minimo del terzo posto è garantito. Andrea, ecco, una classifica che l'Arezzo, no, paradossalmente, non diciamo il primo posto, ma insomma potrebbe arrivare in una forbice tra il secondo, proprio nella migliore prospettiva, o quinto della peggiore, no? Nel senso che sono tutte squadre molto ravvicinate. L'Arezzo ha un calendario adesso con 2 turni casalinghi, con Pontedera e Gioia Mio, non sarà facile. Sei più fiducioso dopo questa partita che interrompe invece un momento in cui l'Arezzo sembrava oggettivamente in flessione, forse aveva ottenuto anche qualcosa di più rispetto a quello che aveva mostrato, no? Senza dubbio queste due partite casalinghe, quella di martedì e quella del sabato, credo che giochiamo, faranno fare un po' il punto della situazione. C'è un raggruppamento di squadre, soprattutto sotto di noi, che possono, diciamo, reinserirsi nella lotta del terzo posto. È chiaro che se l'Arezzo facesse 6 punti ci sta anche che consolidi questa posizione, come potrebbe anche raggiungere la Cremonese, o addirittura si potrebbero verificare scenari molto diversi. Un Arezzo che comunque, come hai detto te, c'è molta differenza fra l'Arezzo di Piacenza e l'Arezzo di Pistoia. L'Arezzo di Piacenza ha ritrovato anche quella determinazione, quel gioco che forse erano un paio di mesi che non si vedevano e quindi fa ben sperare. La classifica poi possiamo vedere anche i gol subiti, l'Arezzo ha aggiustato questo dato che inizialmente era sballato, nel senso che l'Arezzo aveva, diciamo, una quantità di gol eccessiva per la zona promozione, adesso si attesta a quota 31, quindi più o meno, no? È in linea con le altre formazioni, addirittura ha preso 5 gol meno della Cremonese, che però ne ha fatti 15 di più. Chiedo a Martino se questa posizione di classifica alla fine
rispecchia o quantomeno può rendere assolutamente soddisfatti i tifosi, perché magari si era parlato di alzare l'asticella e rispetto alle salvezze degli anni passati, insomma, fare playoff anche da terzi sarebbe un ottimo risultato. Ma io non credo che il tifoso sia contento, onestamente credo che la flessione dell'Arezzo sia nel gioco, che in parte anche nei risultati nasca tutto dalla vicenda presidente che vende, non vende, sì. E purtroppo l'Arezzo paga questo. Credo che se questa vicenda non era stata portata alla luce di tutti, specialmente a conoscenza della squadra, secondo me l'Arezzo, per il potenziale che ha dimostrato, è vero che negli ultime partite solo che grazie a Moscardelli siamo riusciti a fare i punti, però c'è stato in quel momento lì l'Arezzo stava anche giocando bene, e giocava bene, tutti i giocatori erano convinti. Poi purtroppo venne fuori che sembrava la società venduta, non venduta, e chiaramente anche visto che poi l'Arezzo di proprietà ha pochissimi giocatori, sono tutti in prestito, è chiaro che molti hanno tirato i remi in barca e purtroppo questa flessione è venuta fuori. Anche se con queste due partite casalinghe puoi veramente renderti conto se il tifoso può essere più o meno contento. Io non lo sono, onestamente, credo che Arezzo si merita molto molto di più, se non altro anche proprio a livello di, perlomeno di sincerità nelle persone per cui lavorano per l'Arezzo. Beh, un bel pensiero, insomma, che esprime, credo, una buona parte di tifoseria. Ecco, perché Andrea qui non si sa se in qualche modo appunto essere soddisfatti, ma visto poi l'Arezzo anche in alcuni scontri diretti come si è comportato, visto il calo che ha avuto l'Alessandria, che certo era imprevedibile ovviamente fino a qualche mese fa, la stessa Cremonese che fino a questo turno aveva fatto addirittura peggio dell'Alessandria, aveva fatto un punto in meno nel 2017, quindi qualche rammarico c'è, perché comunque con qualche punto in più in qualche partita in cui l'Arezzo sulla carta lo poteva portare a casa, insomma poteva fare addirittura molto meglio. Sono le, diciamo, questa è un po' la sintesi di tutta la stagione, perché l'Arezzo ha fatto dopo Natale 5 vittorie consecutive, insomma cavallo del Natale, e lì già parlavamo di rimpianti, di alcune trasferte, di alcuni risultati diciamo buttati al vento. Oggi si è ripetuta, perché in questo calo che c'è stato nella squadra, credo che forse aver avuto, diciamo, attraverso il gioco l'impegno oppure quello che è successo, qualche punto in più, l'Arezzo oggi sarebbe lì a giocarsi qualcosa di diverso. Cioè, insomma, se pensiamo che abbiamo perso contro la propria scienza, insomma, magari ecco. Forse se si cercava anche qualche pareggio, può darsi che oggi avevamo quei due o tre punti in più, che la classifica insomma era molto più interessante. Matteo Sottili ha ricambiato di nuovo le carte in questo periodo, no? Ha appunto lanciato Arcidiacono a Piacenza, la difesa a tre nell'ultimo tratto di campionato anche con alcune assenze. Questo di Arezzo cambiato varie volte anche dal punto di vista tattico è stato un po' una costante, no? Dall'inizio, forse in alcuni casi scelta obbligata, in altri forse si poteva dare più continuità anche dal punto di vista delle scelte o tattico. Ma io credo che in alcuni casi ci sia stato una sorta di accanimento, perché magari mi smentirà quando rientrerà per i playoff, perché oggi abbiamo saputo che Paolo Grossi sembrava dovesse rientrare per i playoff, forse rientra qualcosina prima, però non si sa anche questo. Però mi auguro che Paolo Grossi mi possa smentire, perché fino ad ora credo che sia stato uno dei giocatori che sia arrivato ad Arezzo con la nomina del big che doveva fare il salto di qualità, e non si è visto questo salto di qualità fondamentalmente. E poi va detta anche una cosa a proposito dei cambi di modulo, perché andando a vedere i numeri, l'Arezzo dei punti che ha ottenuto, 22 punti sono arrivati quando ha cambiato modulo fra il primo e il secondo tempo, quindi quello vuol dire aver saputo sfruttare la rosa, aver comunque visto l'avversario e
aver cambiato a partita in corso senza volersi incaponire, quindi su quello tanto di cappello. Sul fatto dei giocatori credo che alla fine ci siano anche giocatori al di là di Demba, al di là di Ba, al di là di altri giocatori che non hanno ancora praticamente mai messo piede in campo, sì, con continuità, ci siano anche altri giocatori che comunque potrebbero avere tranquillamente spazio, non dico nell'Arezzo ma anche in altre squadre, e forse sfruttarli meglio, non dico nel passato, quello ormai non si guarda più, però soprattutto adesso che hai 5 partite così ravvicinate, che da qui a Pasqua si decide tutto, quello potrebbe essere importante. Allora io direi di ascoltare nel frattempo Sottili, che oggi ha fatto la conferenza stampa prepartita, si gioca domani ancora in notturna alle 20:30 al Comunale. Allora sentiamo cosa ha detto. Ho l'allenamento di rifinitura, non ci siamo allenati in pratica mai, hanno fatto solamente dei faticanti, si sono allenati quelli che non hanno giocato, quindi non so neanche le condizioni di quelli che sono scesi in campo dal primo minuto a Piacenza. Vediamo un pochettino chi avrà recuperato totalmente o meno, perché comunque domani sera sarà una partita dove ci sarà da correre tanto contro un avversario frizzante, pimpante, che c'ha gamba, che attacca la profondità, che fa sempre giocare male chi è costretto a fare la partita, e quindi anche l'aspetto fisico, anche l'aspetto del recupero conteranno molto nelle scelte che farò. È stata, come avevo detto subito nel post-gara, paradossalmente meno sofferta e anche più meritata rispetto alla gara di pochi giorni prima contro la Pistoiese, però è stata una vittoria voluta, è stata una vittoria meritata, e ci tengo anche a sottolineare che le vittorie comunque con la Pistoiese e contro il Livorno non sono state casuali, perché di casuale non viene niente, sono state volute, sono state cercate. Hai avuto un pizzico di fortuna in più con la Pistoiese, con il Livorno non puoi certo dire che di non aver meritato la vittoria. A Piacenza c'è stata una dimostrazione di forza, di voglia, anche di ritrovata gamba, di ritrovata aggressività, In un contesto di un equilibrio tattico importante, perché poi nel momento in cui il Piacenza ha provato il forcing finale, cambiando anche il sistema di gioco, non abbiamo mai perso la testa, siamo sempre rimasti ordinati, non abbiamo mai vacillato, non abbiamo mai dato modo di pensare al Piacenza che ce la potesse fare, e questo è stato un gran bel segnale di maturità. No, guardo il Ponte d'Era, poi dopo ci sarà la Giana, ma pensiamone una per volta, no? No, perché c'è stato quel momento lì, dopo che hai vinto a tutto cuoio, che è quella l'ultima vittoria che abbiamo fatto fuori casa, non quella di Siena. Sinceramente ti auguravi, no, di poter avere qualche punto in più, o soprattutto nel momento in cui avresti avuto in maniera normale, anche preventivata, un mini calo psicofisico, riuscire comunque a fare qualche punto in più rispetto a quelli che poi dopo siamo stati in grado di fare. E così non è stato, ci sono 6 partite, ne abbiamo 4 in casa, pensiamo a dare tutto col Ponte d'Era, perché chi verrà allo stadio pensando che possa essere semplice per l'Arezzo, pensando che non ci sia da soffrire, magari anche essere costretti a difenderci in 11 nella nostra metà campo, vuol dire che ancora non si è reso conto di quello che è questo campionato, delle difficoltà che ci sono in ogni gara e di quello che talvolta è necessario per riuscire a portare a casa i 3 punti. Siamo collegati con Ermanno Pieroni. Buonasera Ermanno. Buonasera Fabio. Grazie, grazie di essere con noi, è sempre un piacere. E reciproca la cosa, anche per me. Prima di rievocare un attimo quell'Arezzo che insomma hai firmato anche tu, tra virgolette, ti chiediamo intanto che prospettive ha secondo te l'Arezzo di oggi? Ma intanto l'Arezzo di oggi direi parte da una realtà che è la classifica. Ha 59 punti. Di queste 6 partite, come si diceva poc'anzi, ne ha 4 in casa da giocare. C'è un'Alessandria secondo me in grande difficoltà,
però c'è una Cremonese che è sempre un avversario agguerrito. Direi che in queste sei partite io me la giocherei fino all'ultimo. Certo, direi che magari sulla carta potrebbe non sembrare facile, però la matematica te lo consente, perché, ripeto, quattro gare in casa su sei, poi mi pare, se non vado errato, anche trasferte non è impossibile, quella della Lupa Roma, per quanto forse quella di Viterbo un po' più ostica. Però direi un calendario molto favorevole all'Arezzo, quindi me la giocherei dopo la bellissima vittoria importante a Piacenza, perché Piacenza veniva da 7 vittorie consecutive, quindi una partita importante, una vittoria importante, e quindi l'Arezzo si è rilanciato. Poi magari rimane rammarico di quelli che sono i punti persi, ma questo lo può dire Alessandro, Cremonese, lo può dire Livorno che ha perso Cellini per infortunio, quindi voglio dire, adesso è la classifica che parla, c'è da affrontare, ripeto, queste gare. Giustamente è stato detto poc'anzi che con il Pontedera non sarà una partita facile, perché il Pontedera non vuole essere sicuramente risucchiato, anche se ha 37 punti, è abbastanza guarnito come classifica, però è a 5 punti dal Totovoglia, quindi direi a 5 punti dai play-out, quindi è una partita non facile sulla carta. Secondo te la classifica dell'Arezzo rispecchia il valore della rosa? Perché ovviamente da una parte ha fatto un bel campionato, vista in corsa c'è la sensazione appunto che potesse fare anche qualcosa di più. Ah, ecco, direi che intanto nell'arco di un campionato episodi negativi, infortuni, squalifiche, poi alla fine però diciamo i valori del campo vengono sempre rispecchiati dalla classifica. D'altronde, che vogliamo, se vogliamo, se dobbiamo un po' fare le pulce a questo Arezzo, ha fatto 44 gol, l'Alessandria ne ha fatti 56, ha attaccanti come Boccallon e Gonzalez con 16 gol in testa alla classifica canonieri, c'è Fisnaller, l'altro giocatore importante, Marconi, per quanto direi l'Arezzo ha questo grande giocatore, secondo me il vero leader della squadra, con i suoi 13 gol, Moscardelli, ma ancora applaudo il gol che ha fatto con la Pistoiese, se non vado errato, in casa, veramente un gol alla Cineteca. Direi che comunque è una classifica ottima, un campionato tuttora aperto, e poi ci saranno i playoff, certo ci sarà la lotteria dei playoff, ma comunque io penso che questa Arezzo sarà un avversario ostico per tutti. Sì, cammino quest'anno che sarà ancora più lungo, quello dei playoff dopo la riforma. Ti chiedo da esterno, ovviamente l'avrai letto, no, immagino sui giornali, che sensazioni hai avuto, no, nel momento in cui si è parlato, no, di Nuccilli, insomma, di tutto quello che poi non è venuto fuori nulla, insomma, che idea ti sei fatto dall'esterno? Beh, effettivamente è un fatto che mi ha colpito, perché di Nuccilli penso che si conosca un po' tutto, premesso che qualche amico di Arezzo, e ne ho tanti per mia fortuna, mi ha anche sistematicamente informato sulla storia che ancora sembrerebbe che la camerata d'Arezzo abbia registrato questo 51% a favore di Nuccilli, magari ancora c'è tempo per cancellarlo, però intanto è una realtà, quindi un fatto che ha colpito non solo me, ma penso tutti gli sportivi aretini. Perché questo fatto, anche se nell'accordo mi dicono che c'è stato, diciamo, il consiglio di amministrazione rimaneva lo stesso, quindi si scendeva solo sulla carta la società, perché c'era il 51% con lo stesso organo di controllo che rimane, che appartiene alla vecchia, vecchia proprietà, un termine anomalo, è brutto anche, però effettivamente veniva dato solo il marketing, se non vado errato, è la responsabilità dell'area tecnica, almeno questi sono i dati che alcuni amici di Arezzo mi hanno dato. Mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo, perché indubbiamente è un campionato, proprio ecco nel più bel momento anche più delicato del campionato, direi che questa notizia un po' mi ha frastornato, però credo che l'Arezzo è fatta di ragazzi di valore, l'hanno dimostrato in campo con i risultati, allenati da Sottili, che è un allenatore navigato. E ripeto, credo che anche l'ambiente, no? Squadra, società, la stessa società, dei ragazzi in gamba, perché ho visto crescere Gemmi come calciatore, lo aveva a Perugia, secondo me ha fatto già molto bene in estate, ricordo quando fu fatto questo Arezzo, lo chiamai per complimentarmi, dico ma che fai, vuoi vincere il campionato? Perché obiettivamente mi era un po' sorpreso, no? Diciamo, tra la politica dello scorso anno e quello che era stata la squadra, e poi il campo l'ha dimostrato.
rinforzata ulteriormente questa squadra, soprattutto in difesa a gennaio. L'Arezzo secondo me è un avversario, ripeto, ostico, lo sarà per tutti. Mi auguro che se la possa ancora giocare, non la vedo facile per il primo posto, ma anche arrivare al secondo sarebbe un grande risultato se ci riuscisse. Adesso, l'ultima cosa, ovviamente, perché qualche trasmissione fa è un fatto risaputo, però forse non viene sottolineato abbastanza, perché se ripensiamo, no, a quella stagione in B che poi per varie vicende purtroppo, no, si è conclusa nel modo che tutti sappiamo, però insomma, sulla panchina dell'Arezzo, no, quell'anno si sono alternati due allenatori che oggi vediamo tutti dove sono, no? Antonio Conte e Maurizio Sarri. Ecco, non è da tutte le squadre aver avuto sulla propria panchina due allenatori di questo spessore. Guarda, con altrettanta franchezza ti dico che è un po' il mio vanto, no? Se ritorniamo all'anno prima, tanti bellissimi ricordi di quel campionato, ci sono ancora calciatori che giocano in Serie A, quindi voglio dire, è un Arezzo straordinario che meritava sicuramente di arrivare ai playoff, che probabilmente gli sono stati tolti l'ultima partita, non voglio ricordare certi episodi negativi, però la vittoria del Modena a pochi minuti dalla fine a Bergamo sul calcio rigore con l'Atalanta già promossa, certamente ha gridato un po' vendetta. Per non parlare poi dell'anno dopo, l'anno dopo è stata una cosa gravissima, cioè l'Arezzo non aveva fatto niente, perché ricordo che nei ricorsi mandammo anche delle immagini televisive che dell'intera partita lo attestavano che non c'era stato niente, anzi addirittura c'erano state delle decisioni arbitrarie contro l'Arezzo. Quindi quell'Arezzo lì che seppur guidato da due allenatori che oggi hanno raggiunto i vertici, Conte, non ci sono più parole, no, per descrivere le sue grandi qualità e capacità, Maurizio Sarri si è sicuramente ulteriormente legittimato, basta vedere anche la partita di ieri sera con la Juve, quindi sono due vanti. Certo, rimanere a manico di come l'Arezzo quell'anno sia stato penalizzato con i 6 punti, che non meritava assolutamente, aveva una signora squadra, una squadra che sicuramente non era probabilmente neanche inferiore a quella dell'anno prima, anche se noi patimmo l'infortunio di Martinetti che lo perdemmo per parecchie partite all'inizio, quindi avevamo solo, diciamo, Floro Flores avanti, abbiamo un po' sofferto di questo fatto, però sbagliamo 6 rigori. Ricordo che già dalla prima partita del campionato a Frosinone ci fu l'errore dal dischetto da parte di Floro Flores, quindi un'annata veramente, peccato dirlo, ma fu un'annata brutta, perché suggellò una retrocessione addirittura con la vittoria dello Spezia a Torino con la Juventus, incredibile, qui mi fermo, però credo che da un certo punto di vista ti dirò, io sono sempre uno che mi piace lo sport pulito, lo sport dove non è contro le violenze, però io ho anche compreso l'atteggiamento degli sportivi aretini quando è arrivato Abete ad Arezzo, credo che avessero anche un po' di ragione, perché sicuramente l'Arezzo quell'anno è stato non solo penalizzato con la regressione, ma è stato l'inizio della fine, perché probabilmente è stato l'inizio di una parabola discendente che ha penalizzato l'Arezzo Calcio, la città di Arezzo, che io ricordo sempre con grande piacere, perché sono stato 2 anni, ma ripeto, ho tanti amici, ho ricordi bellissimi, veramente adesso leggere che l'Arezzo, vederlo, seguirlo, lo seguo da vicino, mi attorno ai suoi risultati, so che è stata firmata anche la convenzione per gli impianti sportivi, ci sono tutti i presupposti perché l'Arezzo possa ritornare in Serie B, glielo auguro di cuore, ecco perché mi è un po' suonato male, stonata quella nota lì di Nuccilli, cose, ecco, che è bene che siano finite lì e rimangano tali. E c'è stato un momento dopo quel biennio in cui potevi tornare, c'è stata qualche occasione oppure no? No, guarda, un rammarico che ho è che io non sono voluto rimanere, perché devo dire la verità, l'ho detto in un'occasione, in una trasmissione, ma lo ribadisco questa sera, a me Piero Mancini mi aveva dato la possibilità di rimanere e fui un po' frastornato, un po', devo dire, sbagliato, dalle promesse di Camilli andando a Grosseto, che poi furono promesse che sicuramente non erano, cioè le parole le porta il vento, e quindi dovevo rimanere magari a determinate condizioni ad Arezzo. Mancini mi aveva offerto la possibilità addirittura di prendere un ufficio alla CIET,
con tanto di segretaria, però mi sembrava un po', ecco, di venire un pochettino frenato. Invece in quei due anni, devo dire, sì, ho potuto lavorare con piena autonomia, è stato assegnato un budget per la prima stagione di 5 milioni e mezzo, mi disse Piero Mancini, fai tutto, cerca di stare e riuscimmo a fare una grande squadra, rimanendo appunto, e poi sai, io ricordo un fatto, e questi sono i numeri, nei due anni che sono stato ad Arezzo sono stati venduti i calciatori per 20 milioni di euro, quindi credo che il risultato, credo, della classifica economica che ho cercato di dare ad Arezzo sia tutto qui e sia sotto gli occhi di tutti. L'ultimissima cosa, ovviamente hai lavorato con Mancini e comunque con i suoi pregi e difetti ha portato l'Arezzo ad altissimi livelli, non so se conosci di persona Ferretti, può essere l'uomo giusto per riportare l'Arezzo più in alto? Ma io non lo conosco personalmente, sono stato ad alcune partite dell'Arezzo, ne ho viste un paio in casa, devo dire che non ho avuto mai possibilità di salutarlo personalmente, però se devo giudicare che ha preso la squadra dei dilettanti, oggi è lì, intanto nei playoff, per giocarsi la Serie B. Credo che, da informazione che mi dicono, sai, nel calcio ci sono tanta, sì, che ha delle potenzialità economiche importanti, quindi se volesse, sicuramente potrebbe, perché no, portare l'Arezzo a traguardi che merita questa città. Perché devo sottolineare il fatto, ecco, che mi sono trovata veramente bene, si può lavorare tranquillamente ad Arezzo e credo che, ecco, ci sono buoni presupposti per migliorare anche attualmente il calcio che l'Arezzo sta propinando, magari, perché no, ritornando in una Serie B, potrebbe essere anche già da questa stagione, perché non crederci? Grazie a Ermanno Piegoni. Grazie davvero. A voi, buonasera. Buona vita, buonasera. Grazie. Buonasera. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Allora, seconda parte di A Tutto Campo, abbiamo ascoltato l'intervento di Ermanno Piegoni, che lui dice, Martino, no, l'Arezzo ci deve provare, no? Quindi Certo che l'Arezzo ci deve provare per forza, al campionato ancora... Oddio, per il primo posto non credo, però sai, anche una posizione migliore della terza per andare a fare i playoff è sicuramente un vantaggio. Ripeto, io credo che a questo punto del campionato ci rimanga solo che il rammarico forte che perlomeno questa notizia doveva rimanere sotto traccia, non doveva venire fuori, ma anche per l'ambiente, per i giocatori. Perché già si vive un calcio che non lo so ai ragazzi di oggi se è un calcio piacevole. Quando una squadra già finisce il calcio mercato a gennaio e già si parla che il prossimo anno questo allenatore va di qua, il giocatore va di là, cioè secondo me non ha più senso, non ha più logica. Ripeto un po' quello che ho detto prima, i giocatori molti sono in prestito, quindi probabilmente sono già stati avvisati che l'anno dopo, con il buon campionato fatto ad Arezzo, possono andare in altre realtà e qualche giocatore si è visto che la gamba la sta tirando indietro. Quindi i presupposti per poterci provare fino in fondo secondo me non ci sono. Chiaro, Matteo, appunto, che hai seguito, hai parlato anche con Lucilli un paio di volte, hai seguito la conferenza famosa di Ferretti con Andrea, eravamo qui la sera proprio a caldo. Ti chiedo, ecco, è passato un mese circa, insomma, che idea ti sei fatto? Anche Piegoni, insomma, dice, sono rimasto abbastanza sconcertato da questa notizia. Chissà che poi l'uscita della notizia, alla fine, se da una parte può essere stata rischiosa per l'ambiente, dall'altra... uscita in quel modo forse potrebbe aver impedito anche altri tipi di scenari che forse non molto positivi, non lo so. Nel senso, io sono dell'idea e sono d'accordo anche con Martino per il fatto che i giocatori fino a prova contraria non sono dei robot, hanno occhi, hanno orecchie, leggono, sentono, anzi a volte leggono anche troppo perché ti arrivano i messaggini su Facebook la notte a mezzanotte se c'è un voto o meno, però vabbè, a parte quello, cioè io sono dell'idea che se quella visura camerale è stata fatta, se quell'atto era stato preparato dal notaio, poi Ferretti ha detto che non era stato firmato perché era carta straccia, anzi non Ferretti, perdono, l'avvocato, perché Ferretti non ha parlato, si è alzato e è andato via a un certo punto, cioè, sta di fatto che comunque tu con una persona ti ci sei messo al tavolo a trattare. Poi mi viene anche da chiedere,
possibile che non hai usato, scusate se faccio anche il nome della pubblicità, Google per vedere chi è Alessandro Nuccilli? Cioè, è questa la cosa. Tu ti sei messo sera al tavolo non sapendo chi avevi davanti, non sapendo niente, cioè tu la volevi vendere. Poi è inutile che tu mi dica, ok, sì, volevo vendere il 51, ma io non prendevo niente, era tutto per il bene dell'Arezzo. Cioè, sta di fatto che tu volevi vendere, punto e basta. Cioè, e questo mi fa pensare al fatto che se Pieroni dice, e mi auguro che sia così, Ferretti ha una grande disponibilità che può anche pensare alla Serie B, mi auguro che sia così, perché il segnale che era venuto fuori invece da quella visura camerale era il segnale di un presidente che intanto cedo il 51 e poi magari cedo qualcos'altro. Quindi semmai era proprio un discorso diverso, la serie teniamo la Lega Pro finché non arriva il nuovo compratore. Andrea, Pieroni dice no, dicono nel calcio, Ferretti ha le, insomma, avrebbe le potenzialità economiche, se vuole potrebbe essere anche il presidente giusto. Ha avuto un basso profilo, no, dopo questo episodio Nuccilli, nel senso che in questo mese, forse anche consigliato, non ha più parlato, insomma, ha mandato avanti la parte tecnica, la parte insomma sportiva, e quindi si è un po' di nuovo defilato come era accaduto prima di questa vicenda. Quindi secondo te c'è da attendersi qualche cosa che potrebbe accadere a giugno, o al di là poi di come andrà ovviamente il playoff, ma e si continuerà più o meno su questa falsariga? Ma intanto diciamo che l'impegno della società quest'anno è stato un impegno importante, perché tolto le due o tre squadre forse che hanno speso più dell'Arezzo, però credo che siamo fra il budget più importanti del nostro girone, perlomeno. È chiaro che bisogna vedere quanto questa società ha intenzione di investire, per quanto tempo, perché questo è un campionato che va paragonato al campionato che è la quarta serie, perché ne passa una sola. Le città che comunque sono in Lega Pro sono città importanti in tutti e tre i gironi, e i posti per andare di sopra sono pochi, quindi equivale a dire investimenti e pochi risultati certi. È chiaro che oggi Ferretti ha preso degli impegni, ha detto che ha un progetto, ha detto non credo che voglia buttare a mare tutto quello che oggi ha fatto, convenzioni dello stadio, investimenti alla nave, cioè alcune cose che ha fatto ci fanno pensare che ci sia la voglia di continuare, però nel calcio tutto è possibile. Certamente credo che investire su una società di calcio, i risultati anche economici si possono vedere magari nel tempo, prendendo per esempio qualche società organizzata che investe molto nei giovani e poi dopo tira fuori anche delle economie per investire nella prima squadra. Allora, se ci fate vedere il cammino del Pontedera e dell'Arezzo, quello lo conosciamo, l'Arezzo comunque tre vittorie nelle ultime quattro, quindi ha invertito il trend, ma anche il Pontedera comunque, a parte la sconfitta con la Viterbese, avrebbe fatto quattro vittorie nelle ultime otto, con anche tre pareggi e una sola sconfitta, o due vittorie esterne in questo giro di ritorno, in casa della Lucchese, in casa della Lupago, ma tanto che fuori casa non perde dal 22 di gennaio. Avrà tre squalificati, tra cui Gemignani risaliti. Matteo, dice Sottili, mette un po' le mani avanti, dice non sarà facile, perché Pontedera comunque a 37 punti, quindi c'è anche il dato statistico punti, comunque. Sì. Dal 98 a oggi 7 partite, 5 vittorie del Pontedera, un pareggio e una vittoria dell'Arezzo. Ah, quindi, nei precedenti, sì. Sì, quindi se non era bestia nera poco ci manca. Tra cui ricordiamo il famoso scontro diretto in Serie, esatto, di, che decise poi purtroppo per l'Arezzo il campionato, quindi è una, chiamiamola, insolita bestia nera per la che uno pensa, chissà chi, no, il Pontedera, no? Poi tra l'altro l'allenatore è sempre il solito, quindi conosce Paolo Indiani, che conosce molto bene l'ambiente. E la
Salunga. Però a prescindere da questo, l'Arezzo non deve aver paura del Pontedera. L'Arezzo l'ha dimostrato a Piacenza, 7 vittorie di fila, è arrivato l'Arezzo e ha portato via i 3 punti. Io credo che più che altro ora ci deve dare una dimostrazione non solo nei risultati ma anche nel gioco, perché comunque arrivare a playoff con l'entusiasmo di una squadra che è in forma, di una squadra che magari ha avuto qualche battuta d'arresto nel gioco qualche settimana fa e poi piano piano invece ritorna a essere una squadra veramente competitiva. Speriamo che recuperiamo per bene Polidori, che tutte queste piccole leticate che ci sono all'interno dello spogliatoio ci facciano unire e andare a lottare per quello che serve. Infatti la domanda che volevo farvi, nel senso, Polidori adesso è stato messo in panchina, neanche fatto entrare nelle ultime 2 partite, è un segnale per tentare di scuoterlo? Sì, ma io penso che da parte di Sottili la volontà sia questa, di dargli un po' di lezione per far sì che quando poi gli viene rimessa la maglia da titolare il giocatore dimostri le grandi qualità che ha dimostrato. Però tanto è il cane che si morde la coda, non c'è niente da fare. Purtroppo anche lui è un giocatore che non è dell'Arezzo di proprietà, quindi tornerà a Pescara. Il procuratore gli può aver già detto: guarda, che se, siccome Pescara retrocede, te puoi essere uno dei papabili giocatori per l'anno prossimo. La caviglia risparmietela. Dice addirittura questo, Andrea. Io però credo anche che Polidori sia il giocatore che abbia un pochino pagato più degli altri tutti questi cambiamenti di modulo, perché se all'inizio o giocava Polidori o giocava Moscardelli, quindi era il riferimento all'attacco, perché la squadra comunque era stata costruita con un unico attaccante. Dopo si è ritrovato insieme a Moscardelli e in molte partite è quello che ha dovuto fare il lavoro, diciamo, cosiddetto sporco, perché andava in tutte le parti del campo a recuperare palloni. Oggi devo dire che questo lavoro lo fa molto bene anche Moscardelli, perché la forma dell'ultimo mese e mezzo di Moscardelli, però non ci dimentichiamo che insomma Polidori forse è stato quello che anche atleticamente potrebbe aver pagato un po' più di tutti, perché non si è certo risparmiato fino a qualche partita fa. Dato che poi, cioè, la prima parte ha fatto cose egregie, no? Sì, quando c'era Moscardelli ci ha pensato Polidori, insomma, comunque ha fatto gol pesanti, non ha mai segnato di sinistro ancora, che è sì, una volta mi sembra. Una volta sola, quindi insomma, però tanto poi domani tocca a lui, quindi sì, subito la possibilità di... Quindi in vista di domani questa sarebbe una delle variazioni. Ma io credo, da quello che si è intuito insomma dalla conferenza stampa, sarà sempre 3-4-2-1. Gli unici due cambiamenti saranno Barison al posto di Ferrario e Polidori al posto di Moscardelli. Poi sarà la stessa formazione di vista Piacenza. Questo Ferrario, che insomma con quei centimetri di esperienza potrebbe ritagliarsi un ruolo anche lui, non marginale. Sì, allora devo dire che la prima partita l'ho visto un po' in imbarazzo, sì. Ma credo perché atleticamente erano tanti mesi. È chiaro che l'esperienza di questo giocatore può far comodo in queste partite. Se regge fisicamente, perché è da novembre che non giocava, quindi credo che sia un qualcosa che ci può dare una sicurezza in più nella nostra difesa, che comunque, tolto qualche partita, era stata registrata abbastanza bene. Si è molto parlato, no, questo weekend di uno dei gol che ha segnato la Gian Erminio. Il risultato, io quando ho visto 1-4, poi è diventato 2-4, ma insomma, qui dico, che cosa sarà successo, no? E tra le cose che sono successe c'è questo momento, all'improvviso l'incoscienza, come era la rubrica di Medrego. Vedete il portiere Vannucchi che prende questo pallone, lo calcia per terra, lo tocca, dice tutti tranquilli, ci penso io, poi arriva Bruno, fa l'assist e c'è il gol di Gullit Occhiere, che tra l'altro ha fatto un'altra doppietta a parte questo gol qui. Qui tutti vanno a protestare con l'arbitro, però il gol sostanzialmente è regolare,
sì. La toccata al portiere, no? Mi ricorda un po' Paoloni della Cremonese in Cremonese Spezia, però lì c'era altro di dietro, cioè, con questo è stata, vabbè. Ma insomma, un portiere, comunque siamo in Lega Pro, che commette un errore del genere, no? Che cosa, chissà che cosa gli è passato per la mente. Ah, lui sicuramente è stato superficiale, è stato bravo e furbo Bruno, che fra l'altro gli ha dato anche la possibilità, perché ha iniziato a guardarsi intorno. Sì, gli ha dato di guardare, che Pablo ne va, viene, finché non ha fatto l'assist. Vedi, lui si avvicina, prima di calciare, si vede e fa, oh, che se fa, oh. Vabbè, lì bisognerebbe vedere qual era il punto preciso. Per dire che questo gol è regolare, bisogna vedere se dove era il punto preciso della punizione. Sì. Cioè, se il portiere l'ha battuta lui in posizione regolare. Il portiere voleva spostare la palla, non certo voleva battere la punizione. Però, visto, qualche metro lo guadagnano sempre, però di solito lo guadagnano con le mani, non con i piedi. No, lui si è difeso dicendo che ha sentito un fischio, l'arbitro ha detto, infatti, no. Non ha sentito niente, quindi sicuramente il portiere ha sentito qualcosa, uno spogliatoio, sì, tipo sì. Piero Braga. Ah, perché non era neanche punizione. Non era punizione, io credevo che era battuta la punizione. Credo che fosse un rinvio. Su un lancio da dietro, praticamente, lui pensava che io credevo che c'era, diciamo, che era una punizione, che lui aveva battuto la punizione, che comunque cambia poco. Comunque, anche questo è qui, chiedono l'intervento dell'assistente. Perché credo che l'azione fosse partita da fuorigioco. Che però, visto che il pallone arrivava al portiere, quindi ha lasciato correre. Esatto, sì, sì. Esatto. Quindi però, ha dato il vantaggio. Sì, avrebbe dato il vantaggio, mentre loro invece si aspettavano che dice, ma com'è, è fuorigioco. Fra l'altro vedi che il portiere sta discutendo con Bruno, ma che fai? Ma il pallone era regolare, cioè non c'è stato né fischio né niente. Comunque quindi, è, come dire, l'emblema forse di questo momento dell'Alessandria. Sì, è una squadra che aveva vinto il campionato a dicembre, dopo invece non lo so, credo anche che forse tutta questa volontà di vincere questo campionato, non, ripeto, per quello che sapevo io tramite un mio cliente, già lui me lo diceva quando l'Alessandria veramente non aveva perso neanche un punto, mi diceva guarda che noi non siamo intenzionati alla vittoria del campionato, dico ma dove andate, dove fate i punti, quindi. E invece ultimamente questa debacle, non solo che con la Gianermino, ma già diverse partite che fuori casa perde, i punti, sì, la perse, poi la perse, quindi vediamo. Peccato che noi non abbiamo i punti della Cremonese. Livorno. Chiedo a Siena. Sì, non è uno sconto di getto. No, vabbè. Vabbè. Tra l'altro anche lì c'è stato uno sfogo, l'avrete probabilmente sentito sul web, lo sfogo della presidentessa Anna Durio, che ne ha avute per tutti, che è stata duramente contestata anche la presidenza e la società, e dopo nel corso anche della partita. Comunque delle squadre che sono in lotta, solo che l'Alessandria ha perso i punti a Siena. Sì. E Andrea, concludiamo e poi posso estenderla anche a voi. Mettiamo che l'Arezzo arrivi terzo, tra Propria Scienza, Como, Renate e Viterbese, chi sceglieresti come avversari? Ma io il Como. Propria Scienza, Como, Renate e Viterbese, che più o meno possono arrivare. Io sceglierei Propria Scienza. Propria Scienza. No, visto come ci ha battuto, no, io preferisco il Como. Como? Anche io il Como. Due Como, quello è caduta, gli altri invece sono le squadrette che stanno venendo su con entusiasmo. Cioè, Renate è la squadra che non vorrei mai trovare. No. Bene, facciamo l'ordine, allora, chi di dovere. Grazie veramente a Martino Gianni, grazie a presto, a voi. Grazie a Andrea Lanzi, a presto, grazie a Marzotti, buonasera.